Ma guardi, io so solo che abbiamo battuto forse 7-8 calci d'angolo e calci di punizione. Ci siamo ritrovati due volte a 5 metri dalla porta per tirare a rete. Sicuramente, come l'ho detto prima, dovevamo fare molto molto di più, però come ripeto, qualcosina abbiamo creato e sono occasioni dove evidentemente con più cattiveria si poteva far gol. Sono dei rigori in movimento. Ripeto, il calcio non è che bisogna fare gol sempre solo su azione. Tutt'oggi ancora non riusciamo a sbloccarlo sul calcio da fermo. È evidente che quello è anche un dettaglio che bisogna migliorarsi. Lei ritiene che qualcosa non ha funzionato con Cerignola o è stato un bravo allenatore? Io ritengo che pericoli non abbiamo subiti. Abbiamo preso un gol da lontanissimo. Avevamo, come dire, il dominio della partita, evidentemente sì, negli ultimi 30 metri non siamo stati bravi, diciamo così, siamo stati poco bravi e soprattutto poco cattivi nell'andare ad attaccare la porta avversaria. Sicuramente ci manca qualche giocatore, sicuramente la società sta operando da questo punto di vista. Quello che noto che in questo momento la squadra, pur cercando di fare la partita, o si fa tutto al massimo come dire, per essere decisivi negli ultimi 30 metri, o paradossalmente manchiamo un po' di peso specifico lì davanti, perché sia Marotta che Lojodic sono due giocatori straordinari, però è ovvio che in questo momento qua, per diversi motivi, sia Martiniello che Cinque non sono ancora al top, e quindi un po' come domenica scorsa abbiamo cercato di mettere due attaccanti veloci. È ovvio che su campi che hanno un manto erboso bruttino, evidentemente qualche pallonata lì davanti ogni tanto bisogna buttarla proprio per far salire la squadra. Perché, ripeto, non è scritto da nessuna parte che dobbiamo entrare con la palla in porta, tutto qua. Ma è un dato reale che il Foggia sta facendo molto molto bene. Questo è poco ma sicuro. Però dico quello che ho detto domenica scorsa. Siamo all'inizio del campionato, sono passate 6 partite, abbiamo perso un po' di punti proprio dal Foggia, come anche da altre squadre, quindi questo è ovvio come cosa. La cosa che più mi interessa in questo momento è certamente quello di lavorare negli ultimi 30 metri, perché domenica scorsa siamo stati veramente poco cattivi, perché ci siamo ritrovati diverse volte a tu per tu col portiere da soli, ma le partite non sono tutte uguali. Il Foggia pressava altissimo e abbiamo attaccato la profondità, li abbiamo fatti tra parentesi male, perché ci siamo ritrovati, ripeto, diverse volte davanti al portiere. Le problematiche poi succedono in altri tipi di partite, dove trovi squadre come il Nardò organizzate, tutte chiuse là dietro. Tu sei Cerignola, evidentemente la devi sbloccare, e appunto per questo bisogna cercare di essere più determinanti negli ultimi 30 metri, e quello ha a che fare pure con un discorso di caratteristiche dei giocatori che abbiamo a disposizione.